Ciao a tutti, io sono Stefano Papa, di cognome ma non di fatto, e questi sono i miei due compagni, Mustafa e Govi. Il nostro progetto si chiama Ecoscuola e ha quattro obiettivi principali. Il primo è quello di sensibilizzare, diciamo, gli studenti delle varie scuole alla problematica ambientale. Secondo è di ridurre l'impatto ambientale delle scuole, che spesso sono vecchie, quindi molto inquinanti. Poi vogliamo creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità del cibo nelle scuole. Adesso vedete gli autori della proposta, cioè noi, di cui tre mancano per vari problemi, Lucrezia, Emanuele e Alex, appunto non ci sono. La nostra proposta nasce da una richiesta che abbiamo mandato alla presidenza del Marconi qualche mese fa. Abbiamo chiesto di apportare alcune modifiche alla scuola per ridurre l'impatto ambientale della stessa. Da questo ci siamo chiesti come potevamo trasformare questa richiesta in una proposta di lavoro. La proposta che abbiamo mandato alla presidenza è sotto forma di una presentazione PowerPoint ed è formato da alcuni suggerimenti, come ad esempio l'utilizzo di carta riciclata o certificata, dato che comunque la carta è all'interno della scuola è fondamentale, oppure anche l'acqua, eliminare le bottigliette di plastica utilizzando dei distributori con dei bicchieri biodegradabili. Anche per le pulizie abbiamo pensato di sostituire gli attuali detersivi con altri più meno inquinanti. Poi abbiamo pensato di potenziare la raccolta differenziata, che attualmente è carente soprattutto all'interno delle classi. Abbiamo chiesto di potenziare l'impianto fotovoltaico della scuola, che attualmente copre solo il 18% del fabbisogno della scuola, e abbiamo chiesto di portare al 50%. Poi anche il cibo. Abbiamo chiesto di avere la possibilità di comprare frutta o comunque cibi che non siano impacchettati e che non siano prodotti industriali. Poi abbiamo chiesto anche che il riscaldamento fosse a pannelli solari e non a gas, come è attualmente. E niente, questa era la nostra proposta e speriamo che la presidenza la realizzi come ci ha promesso. Il nostro progetto è green appunto perché riduce l'inquinamento e i rifiuti prodotti dalla scuola. Inoltre crea una coscienza verde all'interno tra i cittadini e le professioni che si vengono a correlare, le professioni correlate quindi sono gli impiegati di ufficio, i vari promotori d'immagine, gli operai che lavorano all'interno di queste scuole e gli imprenditori impiegati del settore green. Quindi il nostro progetto è destinato soprattutto alle scuole, tra i vari studenti e i professori, alle istituzioni come le province, i comuni e le regioni. Ciò che dobbiamo fare affinché il nostro progetto si realizzi quindi è quello di studiare l'interesse di queste scuole e delle aziende, cercare dei possibili finanziatori e infine assumere le figure professionali correlate. Le risorse di cui necessitiamo quindi sono dei finanziamenti, degli uffici e delle pagine dei siti web e tra le risorse umane abbiamo bisogno delle aziende del settore, degli impiegati, dei promotori d'immagine o dei finanziatori. Questa idea, il nostro progetto, si può trasmettere attraverso dei siti web, delle pagine Facebook o l'annuncio su un giornale oppure dialogando con i presidi delle varie scuole. Quindi i costi sono quelli delle spese dell'ufficio, internet quindi, e dei vari impiegati e infine i costi del viaggio. Ovviamente avremo dei ricavi a lungo e medio termine, ma anche più, diciamo, non a lunga scadenza, come la percentuale sugli appalti per i lavori nelle scuole e le varie sponsorizzazioni. Ovviamente, come ogni cosa, abbiamo dei pro e dei contro. Ora vediamo i benefici, che sono appunto quelli di sensibilizzare gli studenti e di conseguenza ridurre l'impatto ambientale delle case, quindi domestico.
e anche quello di ridurre l'impatto ambientale delle scuole. Gli svantaggi invece sono appunto l'aumento di spese scolastiche nel breve periodo che sono necessarie per attuare appunto il progetto. Come si può finanziare l'idea? Noi abbiamo usato tre modi: attraverso un prestito bancario, sponsorizzazione oppure autofinanziamento. Ecco, noi abbiamo finito. Quindi, prima di cercare di cambiare il mondo, iniziamo a cambiare il nostro piccolo mondo partendo dalla nostra scuola.